Di nuovo insieme, seconda parte di Curva Ovest. Vi ricordo che con me questa sera ci sono Fabrizio Losicco, centrocampista della Lucchese, e poi ovviamente Giulio Castagnoli, opinion leader, membro a tutti gli effetti dello staff di Curva Ovest. Allora, sicuramente argomento del giorno, come dicevamo, la squalifica dello stadio Porta Elisa. Domenica la gara contro il Fidenza, ormai lo sapete, si gioca a porte chiuse, e credo che sia uno degli argomenti più caldi anche dai tifosi, da parte dei tifosi che ci hanno scritto. È così? Sì, qualche messaggio chiaramente è improntato su questo argomento per ovvi motivi. Fabrizio 82 ci scrive e dice: quello che hanno deciso per domenica è una cosa assurda e mai vista. Però è anche vero che andare a tirare bottiglie e ciabatte in un campo da terza categoria contro una squadra di provinciali è una vergogna. E questa gente la domenica deve stare a casa. Questo è il pensiero di Fabrizio. Un altro messaggio ce lo scrive, si firma Liz, e dice: peccato non poter assistere alla partita di domenica. Chissà che combinerà l'arbitro. Post scriptum, alla prossima per il saluto alla tribuna. Fabri, ti amo. Io leggo, poi... Subito un messaggio per Fabrizio. Alla prossima saluto per la tribuna, perché qualcuno si è lamentato che loro quando vincono vengono sempre a salutare la gradinata. Ah, ecco. Quindi questo Fabrizio devi... Alla prossima vittoria dovete fare il giro di tutto lo stadio. È più giusto. Perché siamo tutti tifosi. Un altro Giulio. Messaggio sul tema? Sì, questo è Gio68. Dice: Giulio, per i fatti di domenica non è esagerato tutto ciò? Non per vittimismo, ma siamo così antipatici al palazzo? La mia opinione in tal senso è che è esagerato, però ci sono delle regole, chiaramente, che non valgono per tutti, perché domenicalmente vediamo cose molto peggiori di quello che è successo domenica. Inghiottiamo questo boccone amaro per questa volta e cerchiamo di essere un po' più furbi la prossima. Ecco, ti volevo fare due domande, Giulio, visto che te eri lì e quindi magari qualcosa hai visto. Primo, qualcosa è successo, no? Questo lo possiamo dire? Questo lo possiamo dire, anche perché non è che si inventano, gli arbitri si inventano che sono stati colpiti da... Certo, da un po' di birra. Da un po' di birra, se la birra lì non la vendeva nessuno, probabilmente la birra non veniva usata, ecco. Ecco, la seconda domanda, poi sul tema dello stadio di Castelfranco Veneto, credo che ci sia un parere unanime da parte anche della stampa, con un'inchiesta fotografica pubblicata da alcuni siti e dagli stessi tifosi, ma ne parliamo fra poco. Questo episodio, perché siccome oggi all'acquedotto ne parlavano alcuni, non rischia di minare magari un po' l'ambiente dei tifosi? Cioè, i tifosi che magari hanno fatto quella sciocchezza, che adesso verranno visti male dagli altri tifosi che domenica non possono godersi la partita della Lucchese? Ma io questo non credo, anche perché io la cosa in se stessa l'ho presa come un gesto goliardico, no? Perché se leggi bene quello che è successo, al di là di un po' di birra nella schiena, sì, che può fa anche ridere, no? A un certo punto, perché dico, va bene, un po' di birra nella schiena. Una bottiglietta semipiena che non ha colpito nessuno, quindi una bottiglietta buttata lì così a 2-3 metri dal guardalinee, e poi una cosa che fa ancora più ridere, una ciabatta. Ora io dico, è vero che è un ottobre particolarmente caldo, però io onestamente domenica non ho visto nessuno ciabatte dei tifosi della Lucchese. E chiaramente non so cosa sarà stato, sembrava una ciabatta. No, però... i ben informati dicono che era una ciabatta abbandonata lì da qualche parte. Può darsi, perché, sulla gradinata. Appunto, perché poi ti hai fatto una premessa pochi attimi fa, diciamo che in quello stadio lì c'era un po' di tutto abbandonato, ecco, sulle tribune, per cui se qualcuno voleva fare veramente della confusione o del male o dei gesti eclatanti, non avrebbe tirato la ciabatta, ma avrebbe tirato mattoni o materiale per l'edilizia, che era accatastato tranquillamente lì da una parte, dove tutti potevano andare a prendere un mattone e portarlo in giro per il campo. Considerate che c'erano i cancelli aperti, quindi qualsiasi persona, qualsiasi tifoso poteva andare tranquillamente in campo a metà partita a parlare con chi riteneva opportuno. C'era il bar che vendeva di tutto, di più, da bottiglie, lattine e quant'altro, per cui dico, credo che qui abbia toppato l'organizzazione della sicurezza di quello stadio, che io personalmente ritengo un pollaio, per così come era domenica, che non esiste il cancello aperto e mattoni da una parte, non ho mai visto nessuno stadio neanche d'eccellenza,
chiaramente, ripeto, il gesto di chi ha fatto queste cose qui, io la vedo come una goliardata, non la vedo come una cosa fatta per colpire il guardaline, perché poi era una partita dove non c'erano stati episodi, diciamo, dubbi in area di rigore. Il guardaline non è che ti aveva annullato magari un gol buono e che te magari potevi avercela con lui per questo motivo. Non era una partita dove le decisioni arbitrali avevano portato risultato in una direzione o in un'altra. Sì, La sì, sì. Lucchese stava vincendo, quindi dico, sicuramente è stata una goliardata, non è stata una cosa fatta per... Sì. È una cavolata, però non è stata una cosa fatta per colpire o per punire nessuno, ecco. Diciamo, in un clima così, magari anche di gioia e di felicità, Certo. qualcuno ha fatto una sciocchezza e ha Sì. lanciato questa cosa contro guardaline giusto per farsi vedere. No, una Esattamente, goliardata è ma veramente la è una giusta goliardata che penso definizione. che sarebbe stata sufficiente la multa Sì, forse, ecco, appunto. e basta. Fabrizio, voi vi siete accorti di qualche cosa, di un po' di fermento oppure no, in verità? Sì, un po' di fermento ce ne siamo accorti, ma noi eravamo in campo, quindi si pensava esclusivamente alla Certo. partita. Poi non è successo tutto questo fatto eclatante come ne stanno parlando, però hanno preso queste decisioni e è così. Allora, vi faccio ascoltare l'intervista realizzata questo pomeriggio con Bruno Russo, intorno alle 3:30, proprio prima dell'inizio dell'allenamento, e dunque ancora non si sapeva se il ricorso presentato dalla Lucchese sarebbe stato accettato o meno. Poi, appunto, in serata è arrivata la notizia ufficiale che è stato respinto. Allora, ascoltiamolo in questa intervista, Bruno Russo. Bruno, un commento alla squalifica. Ovviamente oggi è la giornata anche di attesa. Al momento dell'intervista non sappiamo se il vostro ricorso sarà accettato o meno, però un commento me lo puoi fare sicuramente. Ma dispiace aver avuto questa penalizzazione in un momento dove diciamo che le cose stavano andando abbastanza bene. Dispiace non poter avere l'apporto dei nostri tifosi, però direi che ormai è una cosa accaduta. Al di là di come andrà il ricorso, cerchiamo di isolare un pochettino la squadra e far sì che da questo svantaggio noi si possa prendere dei vantaggi in campo. Per far sì che la squadra vinca la partita e continui la sua scalata. Che cosa è successo secondo te nelle ultime settimane che ha dato la svolta a questa squadra? Ma è successo che piano piano più si va avanti e più il lavoro del nostro allenatore prende forma. La squadra poi è una squadra molto competitiva, quindi diciamo che sta esprimendo il proprio valore che era venuto a mancare nelle prime due partite. Eccoci qua, di nuovo insieme Bruno Russo che ha sottolineato due aspetti. Innanzitutto dobbiamo un po' isolare la squadra, dice Bruno, nel senso che la squadra deve andare avanti nonostante squalifiche dello stadio, tifosi che magari in questa occasione non possono essere vicini. E poi il secondo aspetto, quello delle vittorie, il lavoro del mister sta dando i propri frutti. Allora, questo il primo aspetto lo vorrei approfondire con Fabrizio. Ecco, come state vivendo, come vivrete il fatto che domenica non ci sarà il pubblico? Ci dispiace perché il pubblico ci dà una grande mano ed è bellissimo giocare con gente come loro che ci danno cicci, ci fanno. Però noi bisogna pensare alla partita. Dispiace che non ci sia nessuno allo stadio, però bisogna sempre essere concentrati e fare la nostra partita ugualmente. Un pubblico come quello di Lucca, l'avevi mai visto, l'avevi mai incrociato nella tua carriera? Sei giovane, quindi nella tua breve media carriera? Lucca è Lucca, il pubblico è bellissimo e credo che quasi nessuno in Serie D ha un pubblico così bello, diciamo, e quindi ci dà una grossa mano e credo di non averlo mai visto un pubblico così. Il secondo aspetto, quello del lavoro del mister Pagliuca che sta dando i propri frutti, già Guido, no? Giulio ne ha parlato all'inizio della trasmissione, lo ricordiamo, Guido Pagliuca, allenatore fortemente voluto da Bruno Russo, se ne parlava già lo L'anno scorso scorso. gennaio. Sì, se ne parlava già per la scorsa stagione, anzi era il papabile, non uno dei papabili. Poi tutte le cose che sono successe, mi sembra che Mister Pagliuca era sotto contratto con
con la sua vecchia squadra, quindi non poteva liberarsi nell'immediato, e quindi Bruno Russo fu costretto a virare su prima Bruni e poi Duccio Nocenti. Chiaramente quest'anno, avendo un po' più di tempo a disposizione, l'ha pressato con maggior forza, e quindi credo che mister Pagliuca sia il valore aggiunto di questa squadra, perché al di là del fatto che è un bravo tecnico, poi comunque anche lui viene da stagioni non positive, almeno le ultime, per cui la sua voglia di rivalsa, la sua voglia di recuperare queste stagioni, diciamo, queste false stagioni, mescolata appunto al fatto che ha un carattere particolarmente caldo, che si mixa bene con invece la freddezza che si respira tante volte a Lucca, sì. Ripeto, secondo me ci sono tutti gli ingredienti, perché prima parlavo dei giovani che sono migliorati sotto la sua guida, però non ci dimentichiamo che insomma ci sono dei giocatori come Fabrizio, che è un 90 mi sembra, no? 91 addirittura, quindi insomma è sempre giovanissimo, perché 22 anni, un giocatore è appena agli albori, no? E quindi, certo. E quindi voglio dire, ma lui, ma tanti calciatori sono migliorati da giorno alla notte sotto la guida di Pagliuca, ecco perché queste 7 vittorie sono figlie del miglioramento collettivo della squadra. Fra l'altro tu, Fabrizio, avevi già lavorato con Pagliuca, e possiamo dirlo, e anche e soprattutto grazie a lui che sei arrivato a Lucca. Sì, sì, grazie a lui, anche perché se no sarei rimasto fermo. Uh-huh. Quindi ho accettato subito, il mister mi ha chiamato, e poi una piazza come Lucca non si può rifiusare, diciamo. Ti ha fatto un doppio regalo, via. Ha fatto un doppio regalo. C'è qualche altro messaggino che vuoi leggere adesso, Giulio? Lo aspettiamo? Ce ne sono diversi, quindi se vuoi parto. Vai. Peccato non poter vedere questa domenica il saluto alla tribuna Promesso. Ecco un altro messaggio. Sarà per la prossima, forza Lucca. Qui però stasera fa strage di cuori, perché dice: post scriptum, Fabrizio ti amo, anche lei o anche lui, non lo so, perché non è che si vede se il messaggio è rosa o celeste. Ah, non è un compagno di squadra, questo possiamo dirlo. No, no, però altrimenti ha nicchiato su questa tua affermazione. Sì? No, vabbè, uno si può aspettare, e storicamente lo sappiamo che a Curva Ovest scrivono anche compagni di squadra, però quel discorso lì della tribuna, sì, potrebbe anche essere un giocatore che dice: per questa volta salta, magari la prossima. Sì, è vero, potrebbe anche essere. Indagheremo. Vedremo. Alcuni tifosi che ricordano Pribke con gli striscioni meriterebbero 10 turni a porte chiuse. Dispiace che non avete criticato, vero Castagnoli? Vergognatevi tutti. Nick. Allora, siccome mai chiamato in causa... E questo tema non so se l'avete affrontato già l'altra volta. Ma l'abbiamo affrontato volta. Però è stato affrontato secondo me nella maniera che in quel momento lì ritenevamo giusta, nel senso che è stato fatto uno striscione ambiguo, possiamo definirlo così, tanti capirono, era un saluto al capitano, no? Tanti addirittura capirono che Aliboni se ne sarebbe andato a breve, no? Perché era addio capitano, ciao capitano, qualcosa del genere. Sì. Io credo che questa qui non sia la sede adatta dove si parla di politica, per cui se qualcuno, e questo qui mi sembra che ci stia portando su quel tema, pensa o spera che qui si faccia il processo a qualcuno, secondo me sbaglia di grosso, perché questa è una trasmissione che parla prevalentemente di calcio, per cui è vero che questa è una cosa che è successa in un campo di calcio, ma esula dalla partita, per cui non mi portare a fare dei commenti o delle polemiche che... secondo me sono fuori luogo, per cui ti dico: se vuoi scrivere, scrivi, ma cambia tono. Leggici un altro, vai, poi mandiamo la pubblicità. Se ce questo qui manda un messaggio un po' lungo, perché dice: anche se non ci incastra niente, come mai Televideo di Notv non funziona? Adesso... qui risponde Lorenzo. Ora mi piace fare questo. Allora, il Televideo di Notv non funziona proprio per questo adeguamento strutturale che stiamo avendo. Notv ha rinnovato gli studi in una nuova sede che vi sveleremo però solamente nei prossimi giorni. L'avete visto, il telegiornale anche in queste sere ha dato qualche problema tecnico, così come il televideo che ancora non è funzionante. Fra qualche giorno accenderemo il computer e sistemeremo anche il televideo, quindi per la gioia. E ormai sappiamo che, cioè, siamo certi che tanta gente segue il televideo, non gli interessa internet, non gli interessano altre nuove forme di comunicazione, ma interessa il televideo, e lo riattiveremo. È una promessa, promessa. Massimo all'inizio della prossima settimana. Questo messaggio dice: ha ragione Giulio,
Luca non può temere la Correggese, ma che cos'è? Un petomane al femminile? Bella questa battuta, eh? Questa è una battuta. Vabbè, che ci questa mancava. Ce la teniamo per gli striscioni, e questo si potrebbe fare, io credo. Noi tifosi non credo poi rischino delle squalifiche nella partita proprio contro la Correggese. Chissà, magari qualcuno prenderà spunto da questo. Bisogna stare attenti, perché ora mi sembra che ultimamente la cosa sia un po' cambiata. Discriminazione territoriale? Discriminazione intestinale, c'è un po' di diverse discriminazioni. Bisogna stare molto attenti. Allora, pubblicità e poi ancora insieme fra poco a Curva Ovest. Aspettiamo ancora i vostri messaggi, fra poco.